Buonasera a tutti, se siete d'accordo cominciamo inaugurando questo workshop. Ciao Daniele, sono molto contento oggi che ci sia questa occasione di confronto e perché no anche un'occasione operativa di lavoro. Una piccola introduzione per gli amici del mondo cooperativo su che cosa è Labo e come si inserisce questo workshop di oggi. Labo è un corso di innovazione politica che si propone di fare appunto innovazione attraverso la formazione, nella convinzione, anche nella consapevolezza che sia importante per chi oggi vuole fare politica e chi domani vuole avere delle esperienze amministrative, quindi anche gli oneri che comporta oggi avere un'esperienza amministrativa, sia importante partire dalla formazione politica. E quindi siamo all'interno di un modulo che si chiama Governance Metropolitana, perché cerchiamo di assumere già la prospettiva dell'area metropolitana, e affrontiamo un'interlocuzione oggi che è quanto mai importante per noi con le imprese cooperative. Abbiamo già avuto una lezione frontale da parte di Etel Frassinetti, che ringrazio per essere di nuovo qui con noi e anche per averci dato una mano nell'organizzare questa iniziativa. Ringrazio anche il tesoriere Carlo Castelli che ha voluto promuovere questo incontro, e Felsinia che ci ha messo a disposizione i tavoli e anche diciamo alcuni elementi che ci aiuteranno a prendere appunti diciamo sui tavoli. Sono, come vedete, siete già disposti in, se la matematica non mi inganna, 4 giusto tavoli di lavoro che affronteranno alcuni dei temi che per noi sono importanti in questa interlocuzione, in particolare il tema del ricambio generazionale, perché sia il partito politico, in questo caso il Partito Democratico, sia il Movimento Cooperativo ha affrontato il tema del ricambio generazionale, quindi sarà interessante vedere quali sono le esperienze in questo campo. In ogni tavolo c'è un moderatore barra facilitatore, in questo caso saluto e ringrazio Alessandro Gabriele che farà appunto da facilitatore del tavolo. E poi avremo un altro tavolo di lavoro e di confronto, che è quello del welfare di comunità, perché è evidente che nell'organizzazione dei servizi del welfare è importante l'integrazione pubblico-privato e capire oggi che cosa vuol dire anche il tema del pubblico, che cosa è pubblico e qual è la differenza tra pubblico e statale e come si regge il welfare anche attraverso l'esperienza delle imprese cooperative. Poi avremo un tavolo sul, e ringrazio Simone Spataro che ci aiuterà in questo lavoro anche qui di facilitazione. Poi abbiamo il tavolo sul lavoro e la legalità, che vedo lì in fondo. E anche qui sarà importante affrontare alcuni temi che riguardano appunto il lavoro e anche l'esecuzione dei contratti di appalto, il monitoraggio e una parte anche sui beni confiscate alle mafie, per i quali avremo anche alcune lezioni particolari, delle lezioni frontali di Labo. Ringrazio anche Simone per aver accettato di fare quella parte del modulo formativo, e Maurizio Geiger che insieme a Luca Grosso ci aiuteranno a districare quali sono i nodi tematici su questo argomento. E infine un altro tavolo sulla sussidiarietà e sulle clausole sociali, che diventa importante perché ovviamente ci sono dei temi come quello del principio di sussidiarietà e quello delle clausole sociali che coinvolgono fortemente l'amministrazione e il mondo della cooperazione. Io lascerei in questo momento la parola a Etel Frassinetti per riprendere un po' il filo di un discorso che abbiamo cominciato lunedì, e semplicemente alcune regole, cioè finita questa parte diciamo tra virgolette in plenaria, ci sarà direi un'ora e mezza di lavoro nei vari tavoli, e alla fine, se si riuscirà a produrre un documento di sintesi, chiederemo a ciascun tavolo di individuare un responsabile, un referente che possa portare qui in plenaria qual è il risultato, se non altro, delle domande, dei dubbi
dei nodi che rimangono ancora da sciogliere, perché ovviamente non ci si propone in questa occasione di avere delle soluzioni, ma di imparare a dialogare e avere un'interlocuzione continua su questi temi che evidentemente ci stanno a cuore e che coinvolgono la politica, l'amministrazione e le imprese cooperative. Quindi grazie a tutti di essere qui e do la parola a te. Grazie a te Marco, tanto per tranquillizzare tutti quelli che c'erano lunedì, sarà molto più breve di lunedì, nel senso che giusto per riannodare il filo prima di partire con il lavoro di gruppo e con il lavoro circolare. Lo dicevo lunedì sera alle Zanichelli, per noi questo invito, cioè l'invito che abbiamo ricevuto da parte del Partito Democratico di Bologna a partecipare a questo percorso di formazione politica che fa appunto della formazione anche un momento di innovazione, non è stato un invito che abbiamo, come dire, annoverato tra i tanti, nel senso che gli diamo un significato particolarmente positivo, perché siamo come imprese cooperative, come movimento cooperativo, tra quelli che continuano a pensare che una buona politica sia quello che veramente serve in questi tempi. Quindi sicuramente non siamo tra quelli che contribuiscono alla delegittimazione imperante della politica e di tutti quelli che vogliono provare a farla politica e quindi anche amministrazione, ma tra quelli che pensano che sia necessario avere una buona politica, un'ottima politica. E per farla bisogna proprio partire da degli elementi di conoscenza reali che consentano a chi si candida ad amministrare, che sia un comune piccolo, grande, medio, Parlamento, quale che sia il livello in cui uno si candida, deve rappresentare gli altri, deve rappresentare la propria comunità. Noi come imprese del movimento cooperativo ci sentiamo parte fondamentale, integrante di questa comunità, e quindi che ci siano degli elementi di conoscenza vera e reale tra appunto chi si candida ad amministrare la società e una parte di essa è un elemento che pensiamo indispensabile. Per non essere fin troppo didascalica, anche per entrare un po' nel merito, l'altra sera lo dicevo in modalità forse un po' più tangenziale, un po' più soft, ma adesso siamo all'interno proprio della parte circolare, no? Del workshop, peraltro siamo all'interno di una delle case del popolo alla quale insomma sono anche più affezionata, perché anche qui è iniziato un pezzo del mio percorso politico, che non è iniziato secoli fa, però insomma sono già passati anni, no? E ogni anno che passa cambiano anche i sistemi di relazione e di conoscenza tra le persone che fanno parte di questa comunità allargata che è la comunità bolognese. Allora, se noi andiamo con l'orologio del tempo indietro anche solo di, boh, guardo Castelli, quanti anni, Carlo? 2 secoli fa. No, meno, dai, insomma 2 secoli fa non era ancora nata la prima cooperativa. Però se andiamo indietro di qui 20, 25, 30 anni, non c'era bisogno di fare incontri di questo tipo tra il movimento cooperativo e la politica che si rappresentava attraverso i partiti, perché avrete tutti sentito parlare di come la famosa cinghia di trasmissione o la famosa ripartizione della società, e quindi politica, partitica, sindacale, economica, in tutti questi grandi blocchi, in queste grandi famiglie. Quindi c'era una consuetudine allo scambio e alla relazione tra le imprese del movimento cooperativo e la parte politica che la rappresentava in maniera più vicina, che era strutturato e consolidato. Parlarne oggi sembra davvero di parlare di secoli fa, anche se stiamo parlando proprio di 20-30 anni fa. Perché dico che sembra di parlare di secoli fa? Perché a un certo punto, come spesso succede, quando poi alcuni meccanismi si rompono, cadono i muri, cadono le ideologie, si laicizza tutto, il giorno dopo non è che succede qualche cosa di nuovo, semplicemente si è rotta la modalità che c'era prima, ma non se ne è costruita ancora una nuova di relazione, di scambio e di conoscenza reciproca. E quindi secondo me noi veniamo, almeno questa è l'esperienza che credo anche con gli altri cooperatori, che insomma i colleghi che sono in sala con cui questa sera, noi siamo stati un po' i figli di quelli che sono approcciati al movimento cooperativo per primis, che avevano sentito parlare di cinghia di trasmissione, consociativismo e comunque qualche cosa di organico, no? Di unico e unitario. Non c'era più, quella cosa lì non c'era più, ma non ce n'era una nuova. E quindi c'era una distanza dalla politica, una distanza anche
da una relazione vera. Quindi il fatto che questa sera persone che sono veramente nate negli anni 70, forse gli ultimi 80, e immagino alcuni di voi siano già anche sul 90, sta cosa qua, ecco, vuol dire che proprio stiamo, secondo me, la stiamo prendendo dalla parte giusta, cioè dalla parte che dice chi si candida ad amministrare, chi si candida a far politica non può che partire da una conoscenza vera e reale del proprio territorio. Voi vi candidate ad amministrare i territori che sono, come dire, il birillo del bar di Foligno da un punto di vista della cooperazione, cioè Bologna è la culla della cooperazione mondiale, cioè se il movimento cooperativo più importante del mondo è in Italia ed è in Emilia-Romagna, è a Bologna, quindi non ci potete non fare i conti con una situazione di questo tipo. È importante che la conosciate non solo da un punto di vista numerico, ma da un punto di vista valoriale, da un punto di vista di come è organizzata e radicata sui territori, e poi, ed è la cosa più importante di questa sera, di quelli che sono gli elementi attuali, cioè gli elementi attuali e le problematiche attuali che vivono le imprese cooperative e il bisogno di rappresentanza che queste imprese cooperative oggi hanno. Perché da domattina, da domani all'altro mattina, quando andremo a interloquire con il sindaco, con l'amministratore, con il consigliere, e quando comunque contribuiremo tutti a formare l'opinione pubblica sul nostro territorio, questi elementi di conoscenza sono sicuramente fondamentali. Quindi secondo me la stiamo prendendo e la stiamo impostando dal verso giusto. I quattro capitoli di lavoro scelti questa sera non sono assolutamente casuali: il tema del welfare, il tema del ricambio generazionale, il tema della legalità del lavoro e il tema della sussidiarietà, perché sono quelli che bene o male trasversalmente noi quotidianamente affrontiamo e affrontiamo con le pubbliche amministrazioni e con la politica locale. Quindi è su questa che è corretto, credo, tirare anche fuori elementi di conoscenza, una dialettica, anche i nodi veri, insomma, deve essere una discussione, credo, il più circolare e anche il più approfondita possibile. Quindi io spero che questo sia solo uno dei primi appuntamenti, viene in un momento particolarmente propizio, perché appunto a breve ci saranno le elezioni, perché anche noi come movimento cooperativo siamo più strutturati, anche ad esempio i colleghi che coordineranno i tavoli sono tutti colleghi che hanno partecipato a quello che per noi è il percorso di generazioni, che sono i giovani cooperatori all'interno di LegaCoop, quindi anche noi abbiamo dato una chiave generazionale alla lettura di questi fenomeni, quindi ci sentiamo attrezzati per affrontare questi temi. Da ultimo chiudo, però ve lo voglio riconoscere, io registro che di questa iniziativa di LAVO se ne parla bene non solo in questa città, e io sto avendo dei ritorni anche da altre province, da altri territori che hanno visto come un pezzo della politica bolognese si sta attrezzando per strutturare, tu Marco da Sala, tu Marco, il kit degli attrezzi, no? dei futuri amministratori, con una punta di, come dire, guarda un po', quando poi si vuole lavorare bene sulle cose c'è modo di fare buona politica, c'è modo di fare delle cose fatte per bene. Quindi questo è una restituzione, visto che so che è anche molto faticoso perché è un percorso lungo, un percorso anche con un sacco di roba, credo che debba essere anche di qualche gratificazione per voi il fatto che anche da altre città, non solo dai colleghi di partito da altre città, ma anche ad esempio dai nostri colleghi cooperatori di altre province, beh, da noi non fanno mica, però è una cosa bella, importante, insomma, quindi una gratificazione per voi, visto che è un percorso impegnativo, del fatto che credo che insomma possa essere veramente utile. Quindi buon lavoro a tutti, ecco. Cittadini, non la mia, sono persone che si siedono, passare, e si arriva.
Le società che vincono gli appalti sono obbligate ad assumere le maestranze presenti sul lavoro stesso. Quindi di fatto, parlando di clausola sociale, in senso estensivo del termine, il fatto che ci sono lavoratori che lavorano su questi appalti, ma anche il fatto che la stazione appaltante, cioè colei che in qualche modo emette questo appalto, che può essere l'ASL, può essere il comune, può essere comunque l'interlocutore che mette in appalto questo servizio, colui che prende il servizio non può, diciamo così, licenziare tutti quelli che ci sono e prendere degli altri, ma deve garantire la continuità occupazionale di questo personale. Questo avviene in molti servizi con per chi applica in molti servizi noi chiaramente non siamo una cooperativa sociale dal punto di vista, quindi lo intendevo in un termine più ampio, perché dico questo, perché è evidente che vi sono anche nel nostro settore società che non applicano molti servizi e che quindi non riescono a fare questa scontata. La differenza tra un operatore di molti servizi e un operatore di una cooperativa sociale in certi tipi di lavori non sono tipo, perché se dovete pensare a un operatore di pulizie all'interno di una stazione di treni piuttosto che all'interno di un ospedale, un operatore, voi dovete parlare di una polizia, insomma, voglio dire, che è abile sicuramente, ma non è certo un manager in qualche modo che vuole dire fortissimo. Quindi è importante, voglio dire, che anche dal punto di vista che il tempo non sempre questo ci riguarda. Questo elemento perché è un elemento molto importante, perché noi parliamo di pensare che ci sono appalti che riguardano anche 3, 4, 500 persone a volte, cioè per gli ospedali, per cambiare la polizia sono 400 persone che ballano. Non stiamo parlando di piccoli interventi, stiamo parlando di grandi quindi era giusto per lanciare un ultimo rapporto. Sul tema della sussidiarietà invece il rapporto pubblico-privato è evidente che sono stesse. Il tema è molto forte perché in un momento in cui chiaramente c'è un'economia calante, in cui anche le stazioni appaltanti o le ottime appalti anche pubblici lo fanno con volumi più bassi,
o comunque lo fanno con un'articolazione diversa, chi ha a che fare con la manodopera e con le attività fisiche, ci sono dei problemi. Io posso avere l'obbligatorietà per assumere un certo numero di persone, ma se le risorse che metto a disposizione sono meno, capite bene che chi ne paga in qualche modo le conseguenze sono gli stessi operatori, che veramente hanno diciamo così, remunerazioni inferiori, e questo è un tema di sussidiarietà, quindi rapporto pubblico e privato, quando tu di mezzo sono lavoratori che passano da un'azienda all'altra, che in qualche modo non vedono le condizioni di stipendi o altri tipi di situazioni, che hanno un impatto sulla comunità fortissimo, e che sono in qualche modo a livello pubblico da tenere in considerazione. Il taglio diciamo, dei volumi dell'appalto o dei volumi delle attività che io do, in termini che do meno per fare quel lavoro, le cose non sono tante, o si cambia completamente l'organizzazione del lavoro, o si fanno meno cose, oppure chi le fa in modo diverso o percepisce un'organizzazione. Capite bene che le variabili non sono infinite, perché sono variabili infinite, soprattutto di grande volume. Quindi questa è una cosa che chi è molto interessato ad amministrare deve conoscere bene, perché non è un problema di plusvalore che si crea quando tu hai un lavoro che ha basso valore aggiunto e ha basso valore aggiunto, sono molto bassi. Questo è un grande problema per la vita di tante persone, su questo tipo di lavoro. Quindi, per forza, Quando io ho letto questa linea, io mi sono abbastanza sconvolto, perché come dire, se tu confronti il numero degli assistiti rispetto al numero degli abitanti, rimani, come dire, spaventato da come un welfare, per esempio, molto tanto, però bisogna estremamente uguale. E la cosa che ho pensato 10 anni fa è stato questo sistema di welfare non può così come perché indipendentemente dalla crisi i bisogni sono assolutamente cambiati, bisogno delle famiglie, bisogno delle persone. Quindi, come dire, è voluta la società, è voluta la complessità della società, per cui è voluto anche il bisogno dell'assistenza. Fate conto che io ho cominciato a fare l'amministratore, c'erano delle esperienze pubbliche per i centri per l'infanzia, cioè i lavoratori didattici, aule didattiche, diciamo, in quel momento lì, a ragionarsi con il privato poteva gestire una realtà di questo tipo, un po' di sono la prima assemblea di Petro a gestire fu l'esternazione dell'infanzia, sono stato mangiato dai cittadini che volevano che proprio il servizio fosse pubblico. Poi, come dire, è passato per un periodo adesso il servizio di infanzia c'è tanti costi, il servizio, se è un welfare flessibile, poco flessibile se è un rivolto della società, come il privato può supportare il pubblico per trovare un sistema di indagini che sicuramente deve funzionare bene. Io su questo sono abbastanza qui taccio perché sono abbiamo la risoluzione. Quali sono le funzioni dell'amministratore?
Recepisci la qualità del servizio, se il servizio è stato erogato in maniera adeguata, se come dire, com'è funzionato il processo di erogazione del servizio. Non credo sia necessario fare un passaggio più tanto che quando parliamo di risultato, magari di trovare insieme necessario invece non fare la spesa, però in realtà non c'è via nel privato. No, cioè, volevo assumere un attimo, nel senso che mi è parso cioè pieno dalla tua esperienza amministrativa. Sono semplicemente dell'Evi, hanno presa la ratifica del fatto che il welfare state, come l'abbiamo concepito, ovvero un'accezione, diciamo, quasi totalmente pubblicistica del benessere, del benessere erogato da autorità pubbliche, stia entrando in crisi, è entrato in crisi proprio perché ci si è resi conto che lo Stato, al pubblico non è praticamente punto, che poi non potete tornare, la macchina pubblica non riesce più a sopportare certi costi e quindi bisogna individuare un modo intelligente in cui poter declinare ai privati, diciamo, la realizzazione di certe esigenze che emergono dalla società e che gli amministratori hanno il ruolo di rilevare e di cercare di supplire appunto attraverso una delega di funzioni alle associazioni private. Questo che il momento in cui il Stato non è più in grado di gestire tutta la parte la questione di
Allora, il sistema cooperativo? Io lo vedo molto legato alla mia parola chiave, cioè la coprotestazione. Può un amministratore oggi pianificare totalmente da solo? Quindi magari non interviene immediatamente, non c'è l'azione. Quindi gli altri, e quindi svolge domani, se pensiamo a soggetti che vengono presi un po' all'altro, sono soggetti che hanno non solo tradizione, esperienza, competenza, ma anche sugli investimenti, scusate, anche delle strategie, anche nei piani di sviluppo di produzione, tali per cui sono a un certo punto guarda in casa tua e dopo di che non intervieni perché bisogna dare una mano. Questo funziona all'interno del sistema operativo, altrimenti allora si spiegherebbe neanche la vita. Studiamo insieme quali sono gli ingredienti di qualità che tu vai a formulare. Se invece è una parte la cosa non è una cosa che mette sul tavolo c'è questa parola di realtà e lavoro oggi, no? E dall'altro per me volevo dire ma solo per quando ha voluto dire delle cose e invece grazie al professionale di vita di notte tutto sommato vengono una ragione dove le verità di quello ma questo è un elemento centrale non è più di è una forma di mettere dei costi per non delle concedite di no? C'è proprio esattamente è un elemento centrale sotto una permanenza no? Di siamo positivi su questo progresso progressista della società. Siamo una regione in questo senso, Quindi sia chi lavora che chi usufruisce di quel servizio deve essere ricompreso nel bene comune che la sussidiarietà deve considerare. E quindi qua io farei una domanda aperta, no? Magari partendo da Federico se vuole, visto che ha parlato di criterio, di nativo, no? Di come le sussidiarietà che hanno un criterio più ordine in modo logico. Cioè come un'amministrazione, come la politica, che ovviamente è al centro questo percorso che stiamo facendo, deve efficacemente, coerentemente strutturare come amministrazione
organizzazioni, strutturarsi, organizzarsi per avere servizi che funzionano, che sono nell'interesse dei cittadini, ma che rispettano anche chi lavora. Forse la domanda è troppo difficile, però partendo da qui magari cioè il criterio sarebbe, almeno diciamo così, quali attenzioni, fossi sindaco, fossi, quali attenzioni dovresti avere prima di affidare un servizio e nella scelta a chi affidarlo? Il criterio della disabilità sarebbe permettere a privati di fare ciò che vuole fare, perché poi sono comunque in realtà potrebbero essere imprese che saranno complesse, però dovrebbero permettere a cittadini di fare ciò che vuole lo Stato senza averlo dato lo Stato. Quindi il principio sembra quasi geniale. Il problema qual è? Che a un certo punto uno si chiede fino a dove conviene, fino a dove è la qualità del servizio, a fine di questo nome, e fino a dove in realtà lo Stato delega il servizio perché non vuole fare, non sa fare, non potrebbe fare, o semplicemente perché vuole risparmiare, perché è molto più semplice fare da mettersi in pane con la cooperativa per fare le pulizie al comune che i cittadini comuni comunali, che prendere le spese del comune, che riorganizzare il bilancio comunale, per cui un amministratore quando si rapporta con enti non pubblici deve avere sempre attenzione a qual è la convenienza per la cittadinanza sulla quale è responsabilità, perché riempirci la bocca di principi quando poi si semplicemente facendo taglio o togliere la spesa, tra l'altro non è molto bene, non fa male, se non cambia il taglio della spesa, se lo stesso servizio che fare con un soldi, è taglio di servizio. L'amministrazione deve avere dei criteri che deve essere abbastanza competente per servire, però dei criteri oggettivi di qualità dei singoli servizi andrebbero trovati. Credo che il Comune di Bologna nello specifico non ha mai fatto un video del genere, però per esempio il taglio delle spese della regione comune di Bologna è rimasto di certo tale per negare tutti i servizi a in base a sussidiarietà, per cui la portatura del cerchio non credo ci sia. No, però tu hai detto una cosa importante, cioè i criteri di qualità dei servizi, già un elemento di tra fare una gara, un appalto che abbia come elemento il massimo ripasso, no, che vuol dire che vince, che farà quel servizio chi offre di meno, e qui andiamo anche sul tavolo della legalità in certi casi, nel senso che chi offre di meno delle volte è un'azienda che non rispetta la legge, no? Che ricicla denaro sporco oppure semplicemente non applica i contratti. Anziché adottare questo criterio, ribaltare, ma è una cosa rivoluzionaria in un certo senso, cioè partire da cosa serve ai cittadini da quel servizio lì, no? Ma non è semplice, perché vanno stabiliti degli elementi di misurazione di qualità del servizio, sono in alta competenza del settore. L'amministrazione, magari per le piccole amministrazioni è molto difficile coordinare, cioè le grandi amministrazioni, lo Stato centrale, le regioni devono essere in grado di stabilire dei criteri di qualità del servizio, poi uno che ha parità di qualità l'azienda può trovare a risparmiare, quindi far pagare di meno per la collettività, che è giustissimo. Però si è fatto, io sono originario del Veneto, lì nella regione si sono fatti degli appalti con gli ospedali, per esempio, dando dei criteri di qualità minimi, di struttura, di servizi, di macchinari, insomma dei criteri strutturali che facevano da base poi a un'asta di basso, e in quel caso abbiamo così legittimo. Ci sono degli appalti scandalosi.
di cosa necessita la cosa principale della qualsiasi, però anche qual è la capacità contributiva dei cittadini, cioè quanto i cittadini sono disposti che si aggiungono quanto a pagare per determinato servizio, perché nel momento in cui il servizio viene offerto da un'istituzione pubblica ha un prezzo di difficoltà. Un prezzo che va a coprire i costi che si dovrebbe essere, che non supera i costi, mentre nel momento in cui subentra un'impresa le cose possono essere diverse, quindi bisogna capire certo che sicuramente il prezzo si alza, ma anche la qualità del servizio si alza, cioè si paga un prezzo pubblico, poi la qualità del servizio si sarà erano due alternative, una visione molto ideologica e una visione io chiedo a voi, c'è la comunicazione del mondo, noi nel nostro livello di società sicuramente non alimenti un sistema che comunque l'amministratore, quindi il sindaco, doveva fare quando fa il ragionamento, per finanziare un asilo partecipato e appunto appena eletta assolutamente ragiona tutto quanto dalle mediazioni così che non lo voglio votare, perché comunque questo qua, nonostante sia un politico di corpo, non alto, eccetera, presenta delle criticità, scusa, il shop è condiviso con però è fortemente critico. Molto presente sicuramente c'è anche un rapporto umano fra le dirigenze che sono simili per la professione, sì, non ci sono soltanto ma c'è anche come dire il caso non è una cosa che si fa per la giornata, la logica del lavoro devi formare delle persone su tutti i punti della stessa società e c'è il lavoro, quindi è una cosa che va presa da prima è stato un altro, cioè, trovare un equilibrio, un'esigenza
che ti impone il mercato, di competere su un mercato che non è, cioè noi operatori c'è un dilemma da tutto Jack esisterato. Puoi essere un operatore economico di successo e campione del valore dell'operazione, tu potete leggere, attaccare una cosa in un modo fantastico, però il mondo che ti circonda non opera nello stesso modo, no? Quindi tu è naturale che cerchi di trovare un bilanciamento, però cioè, la carta che ti guida è questa, cioè ovvio, e qui lo dico, anzi enfatizzando, sperando di incontrare gli elementi di contraddizione che voi mi manifestate, perché sennò cioè, li sbagliamo, ricordiamo quanto siamo belli. Per quanto riguarda i competitori di terra, oggi la scuola di bilancio, quindi sono in perdita, la patrimoniazione permette di coprire le perdite, ma l'obiettivo è questo, di città ci riesce perché si scrivono in piedi, sono accompagnate, il progetto ha come obiettivo la sostenibilità dell'implementazione di crescita ed è, sono fortemente stressato su questi livelli. Devo dire che sarebbe, cioè, avuto 10, no, 5 ragazzi di Palermo di fare questo progetto, mettere in piedi una cooperativa che campa, gestendo un campo, con un terreno confiscato fuori dal sistema politico, è impossibile. Questo è impossibile. Però all'interno di questo sistema, il sistema che si è riuscito a costruire con sforzo e impegno, la trasmissione di sapere, della rete, della costruzione di competenze, perché questo è un progetto che dura per 10 anni, è stato avviato nel 2006, per il progetto del 2001, cioè, si è costruito all'inizio ovviamente investendo parecchio, cioè investendo per un appunto un ritorno per le stesse persone, cioè questo non ce l'ha avuto, però le risorse di sistemi sono risorse che sono aperte, funzioni privati. Però deve anche impedire che lo Stato, accentrando su di sé tutte le funzioni, finisca per dare un servizio scadente ai propri cittadini. Abbiamo cercato di sintetizzare quindi in pochi punti quello che abbiamo detto. Se viviamo in un mercato che è tendenzialmente selvaggio, è ovvio che sia l'amministrazione pubblica ed è la politica a dover valorizzare il valore aggiunto dato da una cooperativa o da un'associazione o da un'impresa che rispetti determinate clausole. Il rapporto tra la tecnica e la politica è stato un altro tema che abbiamo toccato molto bene. Perché? Perché il politico inesperto fondamentalmente si fa trascinare dal dirigente di turno, perché il dirigente che ha un'esperienza che il politico probabilmente non avrà mai, e si trova di fronte a un politico che è pur inesperto o in qualche modo incompetente, necessariamente influirà sulla sua attività politica. Il terzo punto è che lo Stato in qualche modo deve muoversi come un'azienda. In questo modo, avendo ben presente il target, cioè i cittadini e i servizi che chiedono, deve fare tutto il possibile per soddisfare l'offerta nel migliore modo, la domanda, con un'offerta che sia il più adeguata possibile. Tema così molto facile. Allora, siamo partiti innanzitutto dalle esperienze dei nostri facilitatori, diciamo, che ci hanno facilitato, ovvero Giorgio, Matteo e Francesca, e soprattutto dall'esperienza di Generazione. Appunto, Generazione è un progetto, sì, possiamo chiamarlo così, che parte da 10 giovani, 10 quadri giovani in accordo con Lega Coppa Emilia Romagna, che si ritrova in una situazione nel quale c'era un bisogno di rinnovamento, ovvero le persone all'interno del gruppo erano più o meno sempre le stesse, quindi c'era un bisogno comunque di rinnovare, di cambiare, insomma, gente, cambiare la classe, e però non c'era stato fino a quel momento una creazione di un qualcosa sotto, cioè c'era la classe dirigente, ma sotto non c'era una base, un qualcosa su cui lavorare per poi arrivare a un ricambio generazionale. Ecco, Generazione è stato proprio questo, è stata una palestra cognitiva che si è posta l'obiettivo di appunto un po' farsi muscoli, come si può dire, cioè formarsi per poter creare quella classe, una classe poi futura dirigente giovane, che potesse arrivare a raggiungere comunque ruoli importanti, non in quanto giovane, ma in quanto formata, e soprattutto in un'ottica di affiancamento, e siamo arrivati al termine più corretto di contaminazione, ovvero quello che su cui abbiamo concordato tutti è stato il fatto di non vedere un conflitto, un'ostilità giovane-vecchio, perché non porta a niente, porta solo a un conflitto e a una lotta continua
e che non porta a dei risultati. A un affiancamento, una contaminazione, ovvero il giovane, l'anziano, noi abbiamo detto i grandi vecchi, grandi saggi, grandi vecchi. Grandi vecchi in senso positivo. Grandi vecchi in senso positivo, che comunque danno la loro esperienza, danno il loro vissuto e danno ciò che fino a quel momento hanno fatto. E i giovani che danno la freschezza, danno l'innovazione e danno comunque un modo più attuale di vedere il mondo. Un affiancamento necessario per poter crescere, per poter far crescere i giovani e per poterli farli maturare ancora di più. E ovviamente loro ci hanno raccontato che però questa ostilità e conflitto si sono trovati anche loro a viverla e l'hanno affrontata in modo abbastanza responsabile, però senza farsi mettere i piedi in testa, che era ciò che era giusto. E, ecco, poi appunto abbiamo detto che dire giovane e bello è ciò che ora va molto di moda, è un grosso errore. E come abbiamo anche tirato fuori il discorso del un po' delle quote rosa, del fatto delle donne. Quindi essere giovane non vuol dire essere bravo, essere donna non vuol dire essere più bravi. C'è un discorso di merito che deve essere di fondo. Tu devi procedere nella tua vita lavorativa e devi ottenere dei risultati se hai dei numeri, se hai delle stelline che ti meriti, che ti credo, non perché sei giovane, non perché sei donna. E su questo ci siamo scontrati, quindi uscendo un pelo, sul discorso delle quote, perché comunque nel momento in cui dovevano decidere come attuare questo cambiamento si sono trovati anche di fronte al dubbio di mettiamo una quota, ovvero una quota di mandato, una quota di età, ovvero dopo quell'età sei fuori, oppure ci siamo trovati anche nel discorso delle quote, le quote rosa, insomma. E siamo arrivati alla conclusione che la quota può essere qualcosa di giusto, però se nasce con l'obiettivo di morire presto, ovvero come qualcosa che nasce oggi, ma per creare in breve l'humus, l'habitat, per morire, ovvero perché non ci sia più necessario dire ci vogliono tot donne, ci vogliono tot giovani, che venga qualcosa di automatico. E come ultimo, ma ultimo per caso, abbiamo affrontato il tema del ricambio nella politica, un tema che comunque ultimamente è molto forte ed è molto sentito. E qua ci siamo un po' confrontati, ovvero c'era comunque un'idea nuova di fare politica che si contrapponeva con faccio politica per lavoro, con un'idea di mi creo una mia persona anche professionale, e la mia professionalità poi la metto a disposizione della politica. Quindi non comincio a 20 anni politica pensando per tutta la vita farò politica e farò questo per lavoro, ma cerco di creare una mia posizione anche professionale attraverso gli studi e tutto, per poi dare le mie capacità alla politica. Su questo ci siamo un po' confrontati, e perché comunque c'era anche l'idea di dire non bisogna essere troppo tranchant, troppo netti su questo, bisogna anche qua valutare il merito. Quindi siamo arrivati comunque a dire che ci deve essere comunque questo senso di mettersi a disposizione, appunto per il bene della città, insomma dell'amministrazione. Però deve essere fermo il fatto che se una persona giovane ora sa dare ha delle potenzialità, un domani magari non sarà più giovane e quindi ci sarà qualcuno di più giovane di lui. Ecco, l'importante, siamo arrivati comunque un po' a concludere che il giovane deve saper, appunto perché per non fare gli errori di chi c'è stato prima, deve saper ora prendere in mano le cose senza paura. Abbiamo anche trattato il tema un po' della paura di prendersi in mano le responsabilità che c'è nei giovani. Quindi prendersi in mano le responsabilità e sapere che un domani magari bisogna queste responsabilità saperle anche lasciare a qualcun altro, nell'ottica della contaminazione, del rimanere a fianco, però dando una mano perché le generazioni passino e ci sia un rinnovamento anche nel metodo e nel merito. Il welfare e quindi una sua definizione intanto, cioè che cos'è, cosa serve e quali sono i suoi specifici obiettivi in questa società, cioè che riceve e prende nuovi tipi di bisogni delle persone, nuove esigenze, e soprattutto una
una risposta da parte della società molto diversa da quello che è stato fino a tempo fa. Quindi la gestione e l'offerta di servizi da parte della collettività tutta verso persone che li richiedono passa da una dimensione pubblica in cui tutto il pubblico si sobbarca questa cosa a una dimensione ibrida, molto privata, in quanto i vantaggi di questo sono abbiamo anche detto innegabili, cioè sono evidenti e palesi. Quindi flessibilità, quindi professionalità della questione, dell'offerta del lavoro. Quindi ci siamo un po' chiesti quale sia effettivamente il ruolo di un amministratore, di un'amministrazione pubblica all'interno di questo panorama, cioè che è plurale, è diviso ed è spinto anche da interessi di diverso tipo. Abbiamo definito che l'amministrazione, esternalizzando queste offerte e portando al di fuori l'operatività del welfare, si limita, e deve farlo bene, a pianificare e controllare. Quindi una pianificazione che sta prima, sta a monte, cioè va a dettare politica, se vogliamo. Capiamo qual è l'esigenza, valutiamo qual è la priorità e pianifichiamo un servizio che sia di questo tipo, che vada incontro a queste esigenze. E poi un controllo che abbiamo definito mancare molto su che manca o è più difficile da realizzare, su che cosa? Sì, la quantità, sì la copertura dei servizi a domanda individuale, ma anche della qualità, perché di fronte a un panorama plurale non abbiamo più gli strumenti potenti per andare a agire su questa qualità e andare a indirizzare. Quindi abbiamo poi sconfinato forse in quello di cui voi avete parlato, cioè lo strumento vero che ha un'amministrazione pubblica nella gestione del welfare è la convenzione, il gestire un socio privato e qualcuno che ti offre un servizio, gestire il suo operato da un punto di vista di una convenzione. Quindi questa convenzione cosa prevede, quali controlli sulla qualità, quali clausole sociali, eccetera, eccetera. Io finisco dicendo che il welfare ha anche una prospettiva che è quanto mai da valutare, cioè la sostenibilità è messa molto a rischio perché alcune forme di gestione non sono più sostenibili, la ripetibilità, l'uguaglianza dei servizi che abbiamo detto essere, se vogliamo, aiutata in questo periodo, quando incominciamo a parlare di aree vaste, di città metropolitane, quindi andiamo in un'ottica di uniformare il servizio e il sistema delle gestioni, questo è l'obiettivo. Uguaglianza, sostenibilità e effettivo controllo della qualità, cioè l'amministratore deve valutare quale sia la priorità e con gli strumenti che ha andarla